Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a vedere una delle funzioni che è stata aggiunta nell'ultima release dei software Creative Cloud, che è avvenuta agli inizi di dicembre 2015, e stiamo parlando di Premiere CC 2015.1 e dei relativi Audition 2015.1, After Effects 2015.1. Andiamo a vedere una particolarità, un tool che è stato aggiunto in questa nuova release, che combina più software, quindi in questo caso parliamo di Premiere e di Audition, che aiuta tantissimo una cosa in cui tutti quanti i montatori prima o poi ci cascano. Ho una timeline con 4 clip ed una traccia audio. La traccia della musica è più lunga del mio montato, quindi dovrei andare a tagliare, trovare un punto giusto per poi rincollare la traccia, però questo normalmente porta via del tempo. In questa nuova release hanno aggiunto questa funzione che si chiama Mixer, che è davvero fantastica. Allora, come si fa? Prima di tutto ve la mostro. Andiamo nel progetto, prendo la timeline, faccio modifica in Adobe Audition sequenza. Così facendo diamo l'ok, lui salverà un file e si aprirà Audition e ci trasporterà tutto il video e tutto l'audio. Questa è una cosa che può fare chiunque, anche se non ha conoscenze in Adobe Audition. Non c'è bisogno di avere tantissime conoscenze, basta conoscere lo strumento, e basta conoscere come avviare questo strumento e tutto ritorna molto semplice. Allora, in Audition adesso ho aperto una sessione multitraccia con il mio video sopra e la mia traccia audio estratta, quindi lui ricomprime il pezzo che noi abbiamo in timeline e ce lo porta nell'altro software. Quindi è tutto uguale a come era nella traccia di Premiere. Allora, cosa bisogna fare per fargli fare questa operazione in automatico? Prendiamo la nostra traccia, la selezioniamo, facciamo tasto destro, remix, attiva remix. Adesso lui farà un calcolo, già l'ho fatto, e si è aperto un pannellino, eccolo qua, il pannellino di remix. Adesso, se riuscite a vedere, qui nell'angolino a destra sono comparse delle lineette, d'accordo? Questo sa significare che è attiva questa funzione. Adesso io prenderò la mia traccia e comincerò a trimmarla fin dove mi interessa. In questo momento lui ha fatto un calcolo, d'accordo? In base alle battute che aveva a disposizione, lui ha realizzato un taglio in questo punto qui. Lo vedete? Queste lineette stanno a significare che questo è un taglio. Noi andiamo a sentire. Lui ha realizzato un taglio perfetto in base alla battuta musicale. Naturalmente la mia traccia è ancora troppo lunga. Per quale motivo? Perché lui segue la battuta musicale, segue i quattro quarti, va ad analizzare il brano e in base a quelle che sono le battute, in base a quello che è il tempo del brano, lui va a realizzare dei tagli. Quindi dobbiamo trimmare ancora di più per ottenere una traccia ancora più corta. Lui cosa ha fatto adesso? Ha eliminato il taglio da qui e ne ha aggiunto un altro qui. Andiamo a sentirlo. Il taglio è perfetto. Vi ripeto, l'unico problema rimane in base ai tempi di battuta, ai tempi della canzone. Non è detto che possiamo sempre ottenere il taglio esatto per le nostre immagini, ma già se dovevamo tagliare il nostro video, la nostra canzone, secondo una battuta esatta e giusta, il risultato che avremmo ottenuto sarebbe stato sempre lo stesso. Adesso ho lavorato un altro pochino, ho trimmato un altro pochino e adesso il taglio della battuta mi sembra ancora migliore. Il taglio adesso l'ho effettuato in questo punto, andiamo ad ascoltarlo. Perfetto. E si conclude esattamente su un picco. Ed è quello che volevo ottenere, d'accordo? Quindi chiudere sull'ultima battuta della canzone. Adesso è un caso che mi è capitato perché il tempo della canzone mi permetteva di fare questo. Ho fatto scegliere al software il miglior punto dove congiungere la canzone. Ci sono tantissimi altri valori che in tanti casi possono aiutare a raggiungere dei risultati migliori. Ad esempio il ciclo minimo, che è quello di 8 battute, che è stato individuato dal sistema quando ha analizzato la traccia, noi possiamo andarla a modificare e quindi ottenere una maggior precisione quando scegliamo un punto dove vogliamo che termini la nostra traccia. Fatto questo,
basta esportare la nostra traccia, esporto il mixdown della traccia in formato wave, lo reimporto in Premiere e avrò la mia traccia tagliata in automatico. Naturalmente adesso ci ho messo 3-4 minuti, 5 minuti perché dovevo spiegarvelo, vi assicuro che in produzione è tutto molto più veloce perché fa tutto il software in automatico ed ha dei fantastici risultati. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, se avete domande, richieste in particolare potete scrivermi qui nei commenti, scrivermi su Facebook, su Twitter o ovunque voi vogliate. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.